Ciao a tutti, sono Valentina, una studentessa del corso magistrale di Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche presso Ca' Foscari qui a Venezia. Ho svolto il mio tirocinio curriculare qui ai Frari all'Archivio di Stato di Venezia tra l'autunno del 2022 e i primi mesi del 2023, grazie a un suggerimento del professore di archivistica, professor Brogi. Dopo aver seguito tutte le procedure richieste dall'università per attivare i tirocini, ho iniziato qui la mia esperienza in Frari, che prevedeva due obiettivi: quello di conoscere l'istituto e i suoi servizi e poi predisporre l'inventario del fondo di San Mauro di Burano appartenente alle corporazioni religiose soppresse. Ho avuto il piacere di conoscere molti servizi dell'Archivio di Stato di Venezia, tra i quali la valorizzazione, la digitalizzazione e la gestione della sala studio. Il lavoro specifico si è poi concentrato sulla prima schedatura e successivo inventario del fondo di San Mauro di Burano, che copre l'arco cronologico dal 1214 al 1806, lavoro che ho svolto sempre seguita dalla tutor dell'Archivio di Stato di Venezia, ossia la dottoressa Paola Benussi. Dal momento che l'Archivio di San Mauro di Burano nasce dalla giusta posizione anche dell'Archivio di San Vito e Modesto, per il lavoro strettamente archivistico sono stati fondamentali due strumenti di corredo coevi, ossia il catastico di San Mauro di Burano risalente al 1758 e il catastico di San Vito e Modesto risalente invece al 1768. In particolare quello di San Mauro di Burano mi è stato utile per ipotizzare un primo riordinamento, dal momento che suddivide la documentazione in modo tale che si possa riuscire ad organizzare le serie e le sottoserie. Il fondo si presenta poi interessante per la presenza di diverse tipologie documentarie. In particolare mi hanno colpito le pergamene. Qui vediamo quella che testimonia la fondazione del monastero di San Mauro di Burano, risalente al 1214, e molto graziose invece le pergamene dipinte, sulle quali sono riportate le professioni di fede delle monache del monastero di San Vito Modesto. Inoltre, all'interno del fondo si ritrova anche un disegno raffigurante la pianta del monastero di San Mauro di Burano, risalente al 1758, che ci aiuta a farci un'idea di quali potessero essere le dimensioni dell'edificio. Quindi, tutto questo lavoro sul fondo di San Mauro di Burano è stata poi la base anche per la stesura della mia tesi di laurea. Credo quindi, anche a seguito di questa breve presentazione, che si sia riusciti a capire quanto sia stata positiva e formativa la mia esperienza presso l'Archivio di Stato di Venezia.